Noi dobbiamo lavorare su noi stessi, siamo a buon punto, sappiamo che stiamo costruendo qualcosa di simpatico, qualcosa che il Presidente ha detto, noi ci dobbiamo divertire, dobbiamo avere un'identità, dobbiamo vedere la gente che si entusiasma vedendoci giocare e noi siamo sulla buona strada, credo che non mi faccio condizionare dal risultato ma da dove possiamo migliorare, credo che in fase offensiva qualcosina dobbiamo migliorare sicuramente. Il tecnico gelese interviene sull'ingiusta espulsione dell'attaccante Kosovan. Io l'ho detto già al commissario di campo, l'ho detto al signor arbitro perché credo che l'arbitro ha meno colpe, perché credo che il collaboratore era a fianco a me, Kosovan era a 10 metri, io ho detto ti vedi le immagini e poi hai fatto un errore, si può perdere la partita, però è un errore grave perché Kosovan ha preso la palla a 10 metri, l'ha portata sul posto dove c'era il fallo per farlo battere e botti fuori. Hai già Virtus Barcellona davvero cinica e spietata contro un Gela che ha provato a portarsi in vantaggio nel primo tempo, ma poi, come ripeto, il Gea Virtus ha portato a casa l'intera posta in palio. Sì, diciamo che siamo stati bravi. Io ritengo che questa sia stata una partita bellissima, giocata a viso aperto. Mi sono tantissimo divertito. Non voglio fare complimenti tanto così per Algela, ma il Gela ha dimostrato anche di avere un ottimo gioco, ha espresso un ottimo calcio e noi siamo stati sicuramente altrettanto bravi. È stata una partita a viso aperto fra due squadre che secondo me in questo campionato faranno bene, dove noi non perdiamo di vista qual è il nostro primo obiettivo, che è quella della permanenza in Serie D. Infatti non ci montiamo per niente la testa se in questo momento siamo primi in classifica, perché il campionato è lunghissimo. Sicuramente stiamo mettendo tanti punti e sul proseguio lo vediamo bene e speriamo che poi una volta raggiunta la matematica salvezza guarderemo il dopo. Se continua a giocare così per Ligia vi toglierete delle belle soddisfazioni. Ma sicuramente se Ligia gioca così è il merito del mister, di tutto lo staff tecnico, dei ragazzi, diciamo che è un lavoro che abbiamo iniziato con mister Raffaele 2 anni e mezzo fa. Io siccome sono dell'avviso che il lavoro e i progetti danno i frutti, sicuramente noi con questa mentalità, con questo modo di vedere abbiamo sempre fatto. E adesso diciamo il tempo ci ha dato ragione.